Cari amici, buongiorno. Riprendiamo i nostri incontri biblici. Siamo nel tempo di Avvento, in preparazione alla grande solennità del Natale. Questa festa liturgica che insieme alla Pasqua rappresenta appunto uno dei pilastri fondamentali della nostra fede. A Natale noi celebriamo il Verbo che si fa carne, Dio che squarcia i cieli, come dicevano i profeti, e viene ad abitare in mezzo a noi. Mentre la data della Pasqua non è mai fissa, sapete che varia, perché dipende dal calendario lunare. Infatti la Pasqua cade la domenica dopo la luna piena di primavera. Quella invece di Natale è stata fissata il 25 dicembre. La domanda è: ma Gesù quando è nato? Ecco, noi oggi vogliamo capire se veramente Gesù è nato il 25 dicembre e questa data 25 dicembre da dove viene? Sapete che ci sono molti che criticano questa data dicendo che è tutta una cosa posticcia, perché non è scritto nel Vangelo che Gesù è nato il 25 dicembre. Infatti se noi leggiamo i Vangeli non c'è nessun riferimento alla data di nascita di Gesù, però abbiamo degli indizi che sono molto importanti e che adesso noi cercheremo di approfondire insieme, no? Faremo come una specie di inchiesta per cercare di capire come la comunità cristiana è giunta a fissare proprio il 25 dicembre la nascita di Gesù Cristo. Innanzitutto, ecco, noi partiamo dal Vangelo di Luca. Sapete che mentre della passione, morte e risurrezione ci parlano tutti e quattro i Vangeli, della nascita di Gesù invece abbiamo soltanto due dei quattro evangelisti che ce ne parlano. Uno è Matteo, l'altro è Luca. E stringendo ancora di più il raggio d'azione, l'evangelista che ci dà degli indizi in merito alla nascita di Gesù Cristo è solamente Luca. Luca, che proprio all'inizio del suo Vangelo dice, rivolgendosi a un certo Teofilo, che potrebbe essere tanto un personaggio come tutti quelli che sono amati da Dio, che amano Dio. Ebbene, lui dice che prima di mettere mano al suo Vangelo ha fatto delle ricerche accurate per informarsi, per documentarsi su tutti gli avvenimenti. È proprio l'introduzione al Vangelo di Luca. E poi il Vangelo di Luca si apre con il racconto del concepimento e della nascita di Giovanni Battista e subito dopo concepimento e nascita di Gesù di Nazaret. Ecco, allora, che cosa oggi vogliamo far capire? Che la data del 25 dicembre, ecco, è proprio la data in cui Gesù è nato proprio quel giorno, il 25 dicembre. Da dove lo ricaviamo? Nei Vangeli, come abbiamo detto, non c'è questa data. L'unico riferimento temporale che noi troviamo nei Vangeli è quello che l'arcangelo Gabriele dirà a Maria, quando le porta l'annuncio che lei diventerà la madre del Salvatore. Gabriele dice a Maria: vedi, anche tua cugina Elisabetta è al sesto mese di gravidanza, che tutti dicevano sterile. Quindi noi sappiamo che dall'annuncio dell'angelo Gabriele a Zaccaria e all'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria erano passati sei mesi, l'unico riferimento temporale. E poi null'altro. E da come, allora, da che cosa possiamo allora ricavare la data di nascita di Gesù Cristo? E da questi elementi, sentite bene tutto l'itinerario, quasi l'indagine, no? Che è stata fatta proprio dagli studiosi, non da me, dagli studiosi che hanno potuto appurare proprio questa veridicità delle date. Si parte da questi elementi, dai riferimenti biblici, dal Vangelo, poi da quelli liturgici
E infine quelli archeologici. Che cosa ci dice quindi la Bibbia, che cosa ci dice la liturgia, che cosa ci dice la ricerca archeologica in merito alla data di nascita di Gesù Cristo. Allora, i Vangeli, abbiamo visto, Luca ci porta l'unico riferimento temporale, quello che vi ho già riferito. Matteo non dice proprio niente per quanto riguarda la nascita di Gesù Cristo. I riferimenti liturgici invece ci riportano che cosa? Che in Oriente esiste la festa del concepimento di Giovanni Battista, che è fissata il 23 settembre, e la nascita relativa di Giovanni quindi fissata il 24 giugno, quindi esattamente 9 mesi dopo. E la liturgia sempre fissa la data del concepimento di Maria il 25 marzo, esattamente 6 mesi dopo il concepimento di Giovanni Battista, 23 marzo, cioè 23 settembre, 25 marzo, sono 6 mesi. E poi dal 25 marzo al 25 dicembre i 9 mesi per la nascita di Gesù Cristo. E quindi la data del 25 dicembre, dal punto di vista liturgico, viene così dimostrata. E poi abbiamo detto che c'è il riferimento archeologico, che è poi quello più bello, perché ha dato, potremmo dire, conferma a tutta una tradizione antichissima in merito alla data di nascita di Gesù Cristo. Noi sappiamo che Zaccaria, quando si trova nel Tempio a officiare per l'offerta dell'incenso, era il turno della sua classe. Tutti quelli che appartenevano alla classe sacerdotale erano divisi in 24 classi, ecco, tutta la tribù sacerdotale divisa in 24 classi. E ogni classe aveva un referente, un nome di riferimento. Zaccaria appartiene alla cosiddetta classe di Abia, che è l'ottava classe. Noi troviamo nel primo libro delle Cronache, al capitolo 24, ai versetti 7-18, troviamo proprio il riferimento a tutte queste 24 classi sacerdotali. Però il libro delle Cronache non ci dice la classe di Abia in quali mesi svolgeva il proprio ufficio. Sappiamo che per una settimana intera, 2 volte l'anno, ogni classe doveva svolgere l'ufficio dell'offerta dell'incenso, che veniva fatta la mattina e la sera nel Tempio di Gerusalemme. Ecco, quando Zaccaria sta facendo l'offerta dell'incenso, si attarda nel Tempio e molti cominciano a capire che è successo qualcosa. Infatti Zaccaria ha avuto la visione dell'arcangelo Gabriele che porta questo messaggio che lui finalmente diventerà padre di un bambino che chiamerà Giovanni Battista. Elisabetta, nonostante la tarda età, nonostante ormai fosse sterile, diventerà madre, e quindi questo bambino che nascerà sarà proprio segno dell'irruzione di Dio nella vita di questa coppia, perché questo bambino dovrà preparare la via al Signore che viene e dovrà preparare la strada al Salvatore. Quindi c'è questo riferimento importantissimo alla classe di Abia, che troviamo nel testo sia di Luca e poi anche nel libro delle Cronache. Nel primo libro delle Cronache ritroviamo proprio tutte le 24 classi sacerdotali. Però come facciamo a dire che effettivamente la classe di Abia officiava nel mese di settembre? Ecco, questa risposta ci è venuta dall'archeologia, ecco il terzo elemento, dall'archeologia. Negli anni 40 in Israele furono scoperte alcune grotte, le famose grotte di Qumran, dove sono stati ritrovati dei rotoli di 2000 anni fa, importantissimi, molti dei quali
erano, diciamo, rotoli della Bibbia, pensate il rotolo del profeta Isaia, ma anche rotoli che riguardavano l'organizzazione liturgica del Tempio. E uno studioso ebraico, quindi non di parte, non è uno studioso cristiano, ma uno studioso ebraico, ha ritrovato l'elenco e i mesi in cui le classi, le 24 classi sacerdotali, avevano il loro compito da svolgere nel Tempio. Quindi ha stabilito, che, cioè ha visto da questo... da questa scoperta archeologica che è stata fatta, da questo rotolo, che la classe di Abia officiava nel Tempio proprio nell'ultima settimana del mese di settembre. Quindi l'antica tradizione liturgica, che in Oriente si è conservata in maniera forte, del concepimento di Giovanni Battista il 23 settembre, era certamente una tradizione che veniva dall'antica comunità cristiana, che aveva trasmesso questa data del concepimento di Giovanni come data vera, perché effettivamente era quello il giorno in cui c'era stato l'incontro tra Zaccaria e l'Arcangelo, quindi come una data certa. Questa è una cosa molto bella. Noi in Occidente non abbiamo la festa del concepimento di Giovanni Battista, ma abbiamo invece il 23 settembre la festa dei santi Zaccaria ed Elisabetta. Quindi praticamente abbiamo qualcosa di simile, no? Festeggiamo la coppia, in Oriente festeggiano il concepimento del bambino avvenuto appunto nella coppia. E questo elemento è stato fondamentale per poter quindi stabilire effettivamente che Gesù è nato il 25 dicembre. Infatti, riepilogando, 23 settembre, l'annuncio dell'angelo a Zaccaria nel Tempio. Sei mesi dopo, l'arcangelo Gabriele si presenta a Maria, ed è il 25 marzo. Ecco, il 25 marzo porta l'annuncio dell'angelo. Giovanni Battista nasce nove mesi dopo, e quindi il 24 giugno ci troviamo con la solennità, con la festa della nascita di Giovanni Battista, e il 25 dicembre la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, nove mesi dopo l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. Ma vedete, in merito alla data del 25 dicembre dobbiamo dire ancora qualcosa di molto bello. Vedete, le cose sono tante da dire. Innanzitutto abbiamo una coincidenza. Il 25 dicembre, data di nascita di Gesù Cristo, era il giorno in cui, il periodo in cui, potremmo dire più che il giorno, il periodo in cui gli ebrei celebravano la festa della dedicazione del Tempio, che era stata istituita come festa da Giuda Maccabeo dopo che il Tempio era stato profanato dai Greci, che avevano introdotto gli usi pagani nel Tempio, e anche la statua di Zeus Olimpo, che era stata messa nel Tempio di Gerusalemme, quindi una profanazione enorme. Quindi ci fu la purificazione, la liberazione del Tempio, e in quel periodo nacque la tradizione della festa di Hanukkah, la festa della dedicazione del Tempio, che si svolge in otto giorni, durante i quali ogni giorno si accende una lampada di questo candelabro, questa menorah, che si chiama Hanukkia, e serve proprio per la festa di Hanukkah. Questa è la fiamma pilota, da qui poi si accendono le otto lampade per gli otto giorni di festa della festa di Hanukkah. Quindi quando Gesù è nato era la festa della dedicazione del Tempio. E una cosa molto bella, che non è una coincidenza, ma è, come dire, nei disegni di Dio, la tradizione vuole che quando si dovette procedere alla purificazione e alla dedicazione del Tempio ci voleva un olio di oliva benedetto,
per far ardere la menorah per 8 giorni, ma non se ne trovava nel tempio di olio di oliva benedetto, perché era stato completamente distrutto e profanato. Ma dice che nascosto in una parte del tempio riescono a trovare un'ampolla d'olio consacrato, che però sarebbe bastata soltanto per un giorno. E il miracolo quale fu? Che nonostante la pochissima quantità di olio che conteneva quell'ampolla, si riuscì ad alimentare le 8 lampade, compresa anche quella di centro, che la fiamma pilota, che da cui si accendeva ogni giorno una lampada della Nuchia, per la festa appunto delle luci. Quindi voi vedete un po' la coincidenza: l'olio, la luce, perché poi in effetti con l'olio si alimentano le fiamme, quindi la luce, e il tempio riconsacrato. Questi tre elementi sono tutti e tre riferiti a Gesù Cristo. Infatti l'olio richiama l'unzione, e quindi l'unto, che in greco si dice Cristo, in ebraico Messia, e quindi praticamente il riferimento proprio a Gesù Cristo, il Messia. Quindi l'olio che servirà per alimentare la lampada richiama proprio la venuta del Messia. Lui sarà la luce del mondo. Lui infatti Gesù viene per rischiarare le tenebre della nostra vita, viene per portare la luce della verità, la luce della vita, perché fuggano le tenebre del peccato e della morte. E lui si presenta a noi come il nuovo tempio rispetto all'antico tempio, che era stato profanato e fatto diventare un mercato. Ricorderete la famosa azione profetica che fece Gesù quando cacciò i venditori dal tempio, e poi disse: distruggete questo tempio e in 3 giorni ne farò uno nuovo, perché avete fatto della casa del Padre mio non un luogo di preghiera, ma un mercato. Quindi Gesù parla di una purificazione del tempio e di un tempio nuovo che lui riedificherà in 3 giorni, cioè nei giorni che rappresentano gli eventi fondamentali della nostra salvezza: la sua passione, morte e risurrezione. Quindi il tempio nuovo sarà Gesù Cristo stesso, il suo stesso corpo, che vivrà questi eventi che sono per la nostra salvezza, per noi. Quindi lui è il nuovo tempio. Ed è una cosa bellissima, no? Perché la festa di Hanukkah, potremmo dire, prepara quella di Gesù Cristo, la nascita di Gesù Cristo, che viene al mondo come Messia, nuovo tempio. Lui è il Cristo, l'olio, quindi il consacrato, che viene a portare la luce della verità nel mondo. E una cosa simpatica, questa festa di Hanukkah, che ancora oggi gli ebrei celebrano, è una di quelle feste bibliche che anche noi qui in parrocchia facciamo regolarmente. Quest'anno purtroppo, ahimè, non riusciamo a farla per i motivi della pandemia. Vediamo, forse qualcosa di ridotto faremo, perché normalmente, sapete, in questa occasione noi ci vediamo, ma poi ci scambiamo gli auguri di Natale, la profezia, no? Gli auguri di Natale, accendiamo le 8 lampade della Nuchia e poi mangiamo cibi fritti per richiamare l'olio della lampada, no? Che ha alimentato il candelabro, e quindi mangiamo tutte quelle cose buone. Quest'anno tutta questa cosa non la potremmo fare per ovvi motivi che conosciamo già. E poi dicevo che siccome gli ebrei seguono il calendario lunare e noi invece quello solare, il 25 dicembre non sempre ora capita che la coincidenza tra la festa di Hanukkah e la festa di Natale. Però nel 2016
c'è stata questa coincidenza. Le due feste sono coincise nello stesso giorno. Ecco, noi dobbiamo pensare proprio questo, che quando Gesù è nato il 25 dicembre, è nato proprio in quella felice coincidenza tra la festa di Hanukkah, la festa della dedicazione del Tempio, che era stata introdotta nel 164 avanti Cristo da Giuda Maccabeo, e quindi con, appunto, coinciso con la nascita di Gesù. È veramente Gesù Cristo il Tempio Nuovo. Ma poi abbiamo ancora un'altra testimonianza circa la data del 25 dicembre, che ci viene da Ippolito di Roma. Nel suo commento al libro di Daniele, che è stato scritto nel 204, quindi pensate, antichissimo, no? Ippolito di Roma è stato vescovo di Roma, quindi uno dei papi, e morto nel 235, e ecco, lui parla appunto della festa di Natale, che cioè parla proprio della nascita di Gesù avvenuta proprio in questo periodo. Volevo prendervi il riferimento un attimo solo. Ecco qui. Prende riferimento, vediamo, al testo di Ippolito di Roma, riguarda la prima venuta del Salvatore nella carne. Quando nacque in Betlemme, occorre sapere che avvenne 8 giorni prima delle calende di gennaio. All'epoca il calendario era diverso dal nostro. E questi 8 giorni prima delle calende di gennaio corrisponde al 25 dicembre, il quarto giorno della settimana, addirittura precisa pure questo. Vedete, qui c'è ancora la tradizione ebraica di chiamare i giorni secondo la tradizione della settimana ebraica: primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, quinto giorno, sesto giorno, Shabbat. L'unico giorno che ha il nome è soltanto lo Shabbat nella tradizione della settimana ebraica. E quindi il quarto giorno è giovedì, quindi Gesù è nato il 25 dicembre ed era quel giorno di giovedì, dice Ippolito. Quanto Augusto regnava già da 42 anni, cioè siamo nel secondo o terzo secolo avanti Cristo, quindi questo riferimento è molto bello. Vedete che poi nella notte di Natale noi abbiamo la tradizione di leggere e di cantare la calenda di Natale, che è questo racconto, potremmo dire, che ci dà proprio le coordinate storiche della nascita di Gesù Cristo, per dire che la nascita di Gesù non è un fatto mitologico come i vari miti che già esistevano nell'antichità, di bambini che erano nati con queste caratteristiche divino-umane. Nei miti antichi se ne parla tantissimo, ma Gesù è un evento storico per cui si danno proprio le coordinate storiche. Nella calenda, che anche quest'anno ascolteremo, 25 dicembre, luna undicesima, quest'anno è la luna undicesima, si dirà, tra le altre cose, all'epoca della 194esima Olimpiade, quindi prima coordinata storica. Erano passati 194 anni dalla prima Olimpiade, 752 anni dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto. Quindi, vedete, si danno proprio delle coordinate precise, storiche, per dire, guardate, la nascita di Gesù non è un'invenzione. Questa è una bella immagine che ho voluto prendere proprio di Zaccaria ed Elisabetta, con sotto fissata la data del 23 settembre come data del festeggiamento di questi due grandi santi, genitori di Giovanni Battista. E che cosa dobbiamo dire ancora? Che
Il mondo romano pagano ha voluto sovrapporre alla data cristiana del 25 dicembre quella pagana della festa del Dio Sole. E questo per quale motivo? Perché l'imperatore di Roma fu aiutato proprio dai sacerdoti d'Oriente che avevano il culto del Dio Sole a riunificare l'impero. E quindi come gratitudine di quello che avevano fatto per l'impero, l'imperatore portò a Roma il culto del maggiore di questi popoli dell'Oriente, che era quello del Dio Sole. E quindi fece costruire colle Quirinale un santuario dedicato proprio al Dio Sole. Ma questo già molti anni dopo, a tutte le testimonianze che vi ho riportate, quindi praticamente non è vero che i cristiani hanno preso la data del 25 dicembre che usata dai pagani per festeggiare il Dio Sole, ma sono stati invece i pagani che hanno voluto diciamo opprimere ulteriormente i cristiani, perché all'epoca i cristiani erano perseguitati. Siamo ancora prima di Costantino, quindi siamo ancora in un'epoca di persecuzione, e quindi hanno voluto introdurre questa festa pagana del Dio Sole. Che però perché il 25 dicembre? Perché è il giorno del solstizio d'inverno, cioè quando lentamente, dopo che la notte ha avuto la parte più lunga, lentamente poi il sole comincia la sua vittoria sulle tenebre, e quindi ha anche un significato bello, simbolico. Quindi come vedete, oltre all'elemento biblico, liturgico, archeologico, abbiamo anche un altro elemento che è quello cosmico. Avete notato che queste date coincidono con i solstizi e gli equinozi, cioè questi momenti di passaggio del cosmo, quando dall'autunno si passa all'inverno, quando dalla primavera si passa all'estate, quindi momenti di passaggio che sono segnati appunto dall'orbita di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Ed è bella questo riferimento al cosmo, perché sapete che il primo libro che ci parla di Dio, io lo dico sempre, qual è il cosmo? I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani, annuncia il firmamento. Anche i magi, ricorderete, per trovare il Salvatore del mondo sono partiti dal lontano Oriente seguendo una stella. Quindi hanno guardato il cielo. Poi hanno avuto bisogno anche dell'indicazione profetica, della scrittura. Ma la prima indicazione è stata il cielo, i cieli narrano la gloria di Dio. Hanno visto la stella, hanno compreso che quella stella indicava che sulla terra era nato un re. Si mettono in cammino nella direzione della stella, arrivano in Israele e chiedono dove è nato il re dei Giudei. Ecco, saranno poi i sommi sacerdoti a dire, i profeti hanno detto Betlemme è il luogo, quindi il cosmo. Quindi come vedete c'è tutta un'armonia, tutta una unità, e non dobbiamo neanche meravigliarci che la festa del Dio Sole, che poi i pagani hanno voluto mettere il 25 dicembre, in questa maniera cancellando ulteriormente la presenza cristiana dell'impero, sia poi dopo riemerse. I cristiani hanno comunque voluto far riferimento a Gesù come il sole, come la luce, perché vedete, dobbiamo anche dire questo: se Gesù è stato annunciato dai profeti dell'Antico Testamento, i profeti del popolo ebraico, perché non dobbiamo pensare che se Gesù è il Salvatore universale non ci sia stata anche una profezia
per, della sua nascita nel mondo pagano. Noi abbiamo anche in Virgilio, no, che si parla di questo bambino che avrà connotati divino-umani, che nascerà anche lui, che era un autore pagano, fa una profezia del genere. Quindi non dobbiamo meravigliarci e neanche, diciamo, tenere lontane queste cose come se fossero eresie per noi. No, tutto era in attesa del Salvatore. Gli stessi magi rappresentano i popoli pagani che anche loro attendevano la nascita di un bambino che avrebbe cambiato il corso della storia del mondo, un Salvatore. Ecco, tutti erano in attesa di questo Salvatore. Quindi, riepilogando, Gesù è nato il 25 dicembre, certamente, senza alcuna ombra di dubbio. E quindi noi accogliamo questa data con grande gioia, perché su questa data converge la scrittura, converge la liturgia, converge l'archeologia e anche il cosmo. Tutto, ecco, tutta questa armonia, tutta questa unità ci dice appunto che Gesù è venuto nella pienezza dei tempi, nella pienezza dei tempi, per portarci la salvezza. Ecco, ci fermiamo qua, perché poi nei prossimi incontri vi parlerò poi della tradizione del presepe. Stamattina ho voluto mettere questo qua piccolo dietro, qui come sfondo, vicino alla nuchia, proprio per indicare la tradizione ebraica e quella cristiana del 25 dicembre, no? La profezia e la realizzazione. L'antico tempio, Gesù il nuovo tempio, lui l'olio che indica il Cristo, il Messia, Gesù che è il Messia, il Cristo, che viene a portarci la redenzione. Ci sentiamo per il prossimo incontro. Ciao!